Nel gennaio 1941 Mussolini è costretto a chiedere a Hitler un aiuto militare per la Libia. Il 13 febbraio 1941 comincia a Tripoli lo sbarco del Deutsche Afrika Korps, il corpo tedesco d'Africa. Sono soldati che fino a quel giorno hanno sempre vinto in Polonia, in Norvegia, in Francia. Arrivano con carri armati moderni, auto adatte al deserto, taniche speciali per la benzina e per l'acqua. Di comanda il tenente generale Erwin Rommel, che ha 49 anni ed è uno dei trionfatori della campagna di Francia. Formalmente il comando supremo resta al generale Gariboldi, succeduto a Graziani. Ma Rommel è il nuovo astro e comunica direttamente con Mussolini. Il 22 giugno 1941 i tedeschi invadono la Russia. L'altro braccio della tenaglia potrà spingere Rommel fino al Golfo Persico. A Oriente la flotta giapponese domina l'Oceano Pacifico, mentre l'esercito nipponico conquista quasi tutta l'Asia orientale, spingendosi verso Occidente. L'ombra dell'invasione si allunga fino all'India. Questa gigantesca manovra a doppia tenaglia minaccia la metà del pianeta. Appena arrivato, Rommel scatena una guerra lampo che lo condurrà, dopo la riconquista della Cirenaica, fino alle porte dell'Egitto.